non è da lei, ecco, andare via così, lasciare. Lei adorava la sua famiglia, adorava i suoi figlioli, e andare così, ma mi sembra molto strano a me. È ancora incredula l'amica di Susy Paci, la cinquantenne scomparsa ad Arezzo lo scorso 23 gennaio. Non riesce infatti a comprendere il perché dell'allontanamento della donna, sua amica, da oltre 20 anni. E io mi auguro, guarda, che si ritrovi. Se non abbi paura magari di tornare, non lo so. Le due si sono sentite per l'ultima volta quel 23 gennaio, poi di Susy si sono perse le tracce. Abbiamo messaggiato e dopo non l'ho risentita più, mi sono preoccupata, ero scritto se era malata, se aveva influenza e non ho avuto nessuna risposta. Susy si è allontanata dalla stazione di Arezzo, dove ha lasciato la sua auto per poi salire su un treno direzione Napoli. Proprio lì avrebbe incontrato un 45enne partenopeo conosciuto su Facebook. Lei conosceva tante persone, no? Però io non ci posso credere, l'avrebbe detto, no? La cinquantenne poi il giorno successivo si sarebbe diretta verso Salerno ed infine è scomparsa nel nulla. Il 45enne napoletano è stato ascoltato dalla polizia, non sarebbe indagato, ma il suo cellulare sarebbe al vaglio degli inquirenti. La procura di Arezzo infine ha aperto un fascicolo per sequestro di persone ed occultamento di cadavere. Non ci sarebbero al momento iscritti nel registro degli indagati. Ti potessi ascoltare, cosa le vorresti dire? E le vorrei dire di non aver paura, di tornare e che gli vogliamo bene e che l'aspettiamo tutti.